adesso, prima Giuffo, che scenda l'acqua dall'alto. Giuffo! Che quella è benedetta da qualcuno, questa invece già è benedetta. Allora... Allora, mi hanno invitato a benedire, sapete cosa vuol dire benedire? Alzi la mano chi mi dà una risposta. Sentiamo. È troppo grossa allora. Ma avendo quattro frati forse siamo ancora giusti. Altri invece? Nessun altro? Dai che qualche via mi informa. Vuol dire dire bene. Adesso vorremmo dire bene a questo lavoro che ci regala un po' di piante, un po' di verde e un po' di fiori. Ne abbiamo bisogno, sapete, perché da una parte, se vediamo qualche parte della città, abbiamo cemento, abbiamo muri, abbiamo tante cose, utili anche quelle, ma abbiamo bisogno anche di un po' di verde, non è vero? Allora, dimmi. Abbiamo bisogno di un po' di verde, un po' di fiori. Eh sì, e un po' di aria buona. E anche l'acqua, si sa. Ma l'acqua non quella lì però, No, lì neanche le rane ci sono più. Una sì. Allora, c'è stato... scuola! Bene. Allora, sapete come sono e come si chiamano questi che hanno la tonaca marocca? Ah, sono personaggi qua, I frati! I frati chi seguono soprattutto? Sono stati... Seguono un santo che è importantissimo per tutti. Si chiama San Francesco. E San Francesco... Fermo lì adesso, dobbiamo stare attenti. San Francesco ha scritto come preghiera e come poesia un cantico che è stupendo. Lo leggiamo magari dopo le maestre, se non capite qualche parola ve la tradurranno a scuola, perché lo leggiamo come l'ha scritto lui nel 1220 circa. Ecco, adesso padre Gian Antonio, è molto bella, dovete prestare la massima attenzione. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sole laude, la gloria, l'onore, eterne benedizioni. Ad Te solo, Altissimo, se confano, et nullo homo è degno Te mentovare. Laudato simi, Signore, come tutte le Tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale giorno e ti illumini noi per lui. Ed è lui bello, irradiante con grande splendore, di te Altissimo porta significazione. Cautato simi il Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite e preziose e te belle. Laudato simi, Signore, per frate vento, e te per aere, e te nubilo, e te sereno, e torne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato simi, Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, e umile, e te preziosa, e te casta. Laudato simi, Signore, per frate fuoco, per lo quale enna illumini la notte, e tello è bello, ed io bullo, ed è robustoso ed forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale mi sostenta e ti governa,
e che produce diversi frutti con coloriti fiori. Laudato sii, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e ti sostengo infermitate e tribolazioni. Beati quelli che le sosterranno in pace, cada te Altissimo, siano incoronati. Laudato sii, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle tue peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle sue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e te benedicete, mi Signore, e te ringraziate e serviteli con grande umiltà. Una bella preghiera. Permetti di ringraziare il Signore del sole, della luna, delle stelle, dei fiori, dell'acqua, del fuoco, tutto, dell'aria, del vento, della vita e anche della morte. Bene, adesso senza fare tanti discorsi, diciamo una preghierina e diamo la benedizione a voi, che dovete crescere bene come gli altri, dritti, dritti, e non storti, storti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace, un dono bello, prezioso, la pace e l'amore del Signore Gesù vi benedica, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E benedicendo voi, ho benedetto le piante, il prato, i fiori, tutto quello che qui gustiamo e vediamo. Ecco. Allora tagliamo. Ecco, tagliato. Andiamo un po' avanti, un pochino. Siamo qua. Magari sa di perché sì, ho detto, ma non ho parlato anche con la signora, ma non mi ricordo chi è. Tutte le parti.